Sergio Russo, Business Development della Ghost Standard. Allora, parliamo degli aspetti tecnici legati al processo di certificazione nell'area eurasiatica e di quanto questo sia importante per scongiurare il pericolo di frodi. Sicuramente il processo certificativo per le aziende che vogliono approcciarsi al mercato russo rappresenta uno degli aspetti più ostici da un punto di vista della comprensione proprio dell'iter certificativo, ma uno degli aspetti fondamentali allorquando un'azienda intende entrare nel mercato della comunità economica eurasiatica. Vale la pena subito ricordare che le nuove certificazioni, comunemente conosciute come EAC, hanno una valenza tale che permette la vendita dei propri prodotti, una volta ottenuta la certificazione, in tutti quelli che sono i paesi eurasiatici. Quindi permette la vendita in Russia, ma non solo, in Bielorussia, in Kazakistan, in Armenia e in Kirghizistan. Quindi con un'unica certificazione l'azienda si trova a poter avere un potenziale mercato di circa 250 milioni di possibili clienti. Chiaramente l'aspetto certificativo è un aspetto certificativo formalmente e in alcuni casi anche tecnicamente diverso da quello che sono le normali certificazioni da noi conosciute come certificazioni CE, in quanto prevedono l'assoggettamento a dei particolari protocolli chiamati protocolli Ghost. Nulla di difficile, nulla di impossibile, ma è un processo che deve essere affrontato in maniera seria e con consapevolezza dell'azienda di quelli che possono essere i rischi nell'affidarsi a un'azienda di quelle che vengono comunemente chiamate cartifici, cioè delle aziende che rilasciano un certificato senza nessuna prova tecnica realmente effettuata sui prodotti. Tant'è vero che l'anno scorso, a seguito dei controlli della Rossa Accreditatio, che è l'ente che controlla appunto gli organi di certificazione, sono stati revocati circa in tutto il mondo 600.000 certificati ritenuti non conformi. E, cosa ancora più grave, il 95% delle aziende che hanno avuto revocati questi certificati non sanno di aver avuto i propri certificati di conformità revocati. Ecco, parliamo nello specifico del mercato dell'area russofona. Quali sono le criticità presenti in questo particolare mercato? Guardi, dobbiamo dividere essenzialmente gli aspetti certificativi dell'area russofona in tre grosse tipologie, quelle che sono le tipologie di certificazione per i prodotti, chiamiamoli tecnici, quindi industriali, quelli che sono le tipologie di certificazione per i prodotti tessili e quelli che sono le tipologie di certificazione per i prodotti alimentari. Distribuiamo, diciamo così, in queste tre grandi macro categorie, in quanto sono quelle che fondamentalmente sono più vendute nell'area russofona. Gli aspetti tecnici e quindi gli impianti industriali, pompe industriali, valvole o quant'altro sono assoggettati a dei regolamenti tecnici che possiamo sicuramente assimilare a quelli che sono i regolamenti tecnici europei, quali la nostra PED corrisponde allo 032 della normativa tecnica eurasiatica, la sicurezza macchina data dalla 010 della normativa, sempre dalla normativa TRTC. Quindi sono delle normative abbastanza simili ma con delle peculiarità logicamente. Si pensi ad esempio al fatto che una valvola che da noi può tranquillamente essere tarata per il funzionamento a una temperatura di meno 35 gradi, se installata in Siberia deve poter funzionare a meno 50, meno 60 addirittura, anzi certe volte meno 50 è a regime di normal lavoro. Quindi ci sono delle particolarità che il costruttore, quindi in questo caso il venditore italiano, quando si appresta a effettuare una fornitura verso i paesi russofoni, deve tenere in considerazione e tutta una serie di accorgimenti che fanno sì che la sua certificazione ottenuta sia veramente una certificazione riconosciuta da tutte le più grosse aziende russe o comunque dell'area eurasiatica. Ultima domanda, cosa deve e cosa non deve fare un'impresa in materia di certificazione in questo mercato dell'area russofona? Guardi, distinto le direi, non affidarsi a società improvvisate. Purtroppo, come ben si può capire, allora quando un business diventa interessante tutti si buttano su quel business. Ci sono aziende, lasciamo perdere l'azienda del sottoscritto, l'azienda per la quale lavora il sottoscritto, ma tantissime aziende grosse e strutturate che hanno delle competenze, oltre logicamente l'azienda del sottoscritto, per poter sviluppare questa tipologia di certificazioni. Diffidate dalle aziende che promettono un certificato in un giorno. Sarebbe come dire che vi possono costruire una macchina, un autoveicolo in un giorno, è impossibile.
Quindi se valutate attentamente la serietà del vostro fornitore, a prescindere che sia la Ghost Standard o un'altra azienda, valutate attentamente quelle che sono le richieste anche dei documenti del vostro fornitore. Occorre tutta una serie di documentazione tecnica che è imprescindibile per l'ottenimento della certificazione. Quelli che vi chiedono semplicemente una foto del prodotto non vi stanno certificando, stanno producendo un documento cartaceo che, se vi va bene 99 volte su 100, va bene, ho tutto a posto. Quella volta che andrà male vi bloccherà le vostre importazioni nell'ambito della Comunità Economica Euroasiatica, con un danno notevolmente superiore ai magari 2.000 o 3.000 euro risparmiati.